Chiesa di San Pietro in Camerellis, i misteri di Fatima, luce per il nostro tempo in occasione del 100° anniversario delle apparizioni. Nel corso della serata sarà presentato il volume di Don Marcello Stanzione, Gli angeli custodi delle nazioni. 100 anni fa a Fatima l'angelo del Portogallo parlava ai 3 pastorelli. Professor Marco Di Matteo che introdurrà gli ospiti così importanti, i relatori così importanti, chiediamo quindi la loro, perché della loro partecipazione, il loro invito e il fine del convegno. E a noi dell'Associazione Veritatis Splendor sembrava doveroso organizzare un evento commemorativo delle apparizioni di Fatima, perché siamo a 100 anni dalle apparizioni, perché la Madonna apparve a Fatima nel 1917. Abbiamo scelto di invitare un relatore di grande spessore intellettuale, il dottor Julio Loredo, che è un saggista, studioso di storia della teologia ed esperto anche fatimologo. Il dottore ha anche studiato alcuni documenti che sono stati rinvenuti in un monastero piemontese, da cui si ricava che Fatima fu addirittura profetizzata ad alcuni membri di Casa Savoia. Questa è una scoperta veramente significativa, perché fa capire come l'evento di Fatima è così importante che addirittura è stato a sua volta profetizzato. Possiamo parlare addirittura di profezie della profezia. Nel corso della serata poi coglieremo anche l'occasione per presentare uno degli ultimi libri di Don Marcello Stanzione, che è Gli angeli custodi delle nazioni, dedicato appunto agli angeli di Fatima. E noi ci aspettiamo che da questo evento nasca anche una maggiore coscienza della importanza di questo messaggio, che non ha esaurito la sua funzione profetica, la sua missione profetica, anche dopo l'interpretazione che la Chiesa ha dato ufficialmente con il documento della Congregazione Dottrina della Fede del 2000. Proprio Benedetto XVI nel 2010 ha sottolineato che la missione profetica di Fatima non si è conclusa, e questo deve essere un monito per tutti noi a non cercare di neutralizzare il contenuto del messaggio di Fatima, perché il messaggio di Fatima ha ancora da dire molto alla società di oggi, che è travagliata da tanti conflitti e da tante situazioni problematiche. Nel corso della serata sarà presentato anche il volume di Don Marcello Stanzione, Gli angeli custodi delle nazioni. Quindi gli angeli c'entrano anche nel segreto di Fatima. Sono molto importanti. Ecco, a Fatima nel 1917 la Madonna è apparsa per ben 6 volte, ma quasi nessuno sa che gli angeli sono apparsi per ben 6 volte prima dell'apparizione mariana. Anzi, quando nel 2000 Giovanni Paolo II a Fatima ha beatificato i 2 pastorelli, ha detto una cosa bellissima, ha detto che i pastorelli erano stati ben preparati all'incontro con la Madonna, solo che però non ha detto da chi erano stati preparati. Sono stati preparati dalle 6 apparizioni dell'angelo. 1914, 1915 le apparizioni sono state silenziose, forse per preparare gradualmente al 1916, quando ci sono state 3 apparizioni dell'angelo che si è presentato come l'angelo della nazione portoghese, l'angelo della pace. Questo è molto interessante perché fin dal 1500 il Portogallo e anche il Brasile, che è stato un dominio portoghese, è l'unica nazione cattolica al mondo che il 10 giugno festeggia l'angelo della nazione. Ecco, non c'è solamente l'angelo custode personale. La Bibbia, soprattutto nel libro di Daniele, ma anche dei riferimenti in San Paolo, nel libro degli Atti, dove si parla dell'angelo della Macedonia, afferma chiaramente che esiste l'angelo protettore delle nazioni, della collettività.
E quindi lì l'angelo si è presentato come l'angelo del Portogallo e ha fatto 3 catechesi, addirittura ha dato la comunione, ha fatto la prima comunione ai 2 pastorelli che tra poche settimane saranno canonizzati, Giacinta e Francesco, e Lucia già aveva fatto la comunione, quindi gli ha dato solo l'ostia. E c'è una grande catechesi soprattutto su Gesù Eucaristia, perché vedete, se si chiede qual è il soggetto delle apparizioni di Fatima, molti sbagliano, dicono sono le apparizioni della Madonna. No, al centro del messaggio di Fatima, sia dell'angelo che della Madonna, c'è sempre Gesù Cristo. Gesù Cristo, Eucaristia, e poi la riparazione che bisogna fare per i nostri peccati, penitenza e riparazione. Allora l'angelo insegna delle preghiere di adorazione eucaristica e insegna anche delle preghiere di penitenza, che la stragrande maggioranza dei cattolici fa quando recita il rosario. E quindi le apparizioni angeliche sono fondamentali per capire bene i misteri di Fatima. Questo mondo così concreto, dove si danno spiegazioni su tutto, che senso hanno le apparizioni? Allora, io mi riferisco ad una frase che ha detto l'allora Cardinale Ratzinger, che poi ha ripetuto già da Papa Benedetto XVI, e fatemi la più profetica delle apparizioni moderne. Ora, quando si parla di profeta, normalmente viene alla mente uno che predice il futuro. In realtà il dono, cioè il carisma di profezie, questo le spiega San Paolo benissimo in una sua epistola, anzitutto vuol dire che Dio è con noi. Cioè in epoche di grande travaglio spirituale, di grande crisi, di grandi smarrimenti spirituali, Dio manda qualcuno, appunto il profeta, per dire io sono con voi, non vi ho dimenticati. E San Paolo dice quindi per fortificare e confermare la fede. Questa è la prima funzione della Madonna quando è apparsa a Fatima, cioè è apparsa all'inizio del secolo XX, che sarebbe stato il secolo magari più travagliato di tutta la storia, 2 guerre mondiali tanto per cominciare, e per ricordare all'umanità Dio è con noi. La seconda funzione di un profeta è quella di San Paolo lo dice, auscultare le anime, cioè andare dentro i cuori per vedere quali sono i veri problemi dei fedeli. Ora la Madonna all'inizio del secolo XX, adesso stiamo appunto celebrando il centenario, ha descritto, ma anche nei dettagli, anche parlando delle mode per esempio, la terribile crisi in cui versava il mondo contemporaneo. Una crisi che era anzitutto spirituale, cioè una apostasia generalizzata dalla fede, e da quel estratto profondo dell'anima si riverberava poi in tutto l'agire dell'uomo, quindi nel campo culturale, nel campo sociale, nel campo politico e perfino economico. La Madonna in concreto parlò degli errori della Russia, cioè il comunismo, che sarebbe stato uno dei castighi per l'umanità nel secolo XX, come infatti c'è stato. Quindi la Madonna fa da medico che diagnostica il problema o la malattia dalla quale soffriva e soffre oggi l'umanità. Terzo punto, il profeta non può essere semplicemente colui che, in questo caso con lei, che ammonisce. Il profeta viene a portare speranza, e quindi la Madonna, dopo aver diagnosticato i mali dei nostri tempi, dopo aver ammonito
che se non ci saremmo convertiti, sarebbero venuti come sono venuti, verranno ancora grandi castighi, però finisce con un proclama: infine il mio cuore immacolato trionferà. Quindi, rispondendo alla sua domanda, oggi il vero problema di tante persone è il rischio, il pericolo di naufragare nella fede, cioè di perdere l'esperanza in mezzo appunto al relativismo, a tanti problemi che abbiamo oggi. La Madonna è venuta a darci speranza, la Madonna è venuta a darci forza, la Madonna è venuta a promettere il trionfo del suo cuore immacolato. I tre segreti di Fatima, tanto se ne è parlato, tanto si dice, quelli rivelati, e poi c'è un terzo non rivelato o rivelato. Ecco, lei che è uno studioso, che cosa ci può dire in proposito? Anzitutto che sì, si può parlare di tre segreti di Fatima, però in realtà è un solo segreto composto di tre parti, cioè rivelato in tre momenti successivi, come se fossero, è una metafora chiaramente, tre capitoli di un solo libro. Quindi si può parlare dei tre segreti di Fatima, sarebbe meglio parlare del segreto di Fatima. In cosa consistono? Velocissimamente, primo segreto è stato la visione dell'inferno, cioè la Madonna ha aperto le mani e come diciamo un film ha fatto vedere nelle sue mani l'inferno ai tre bambini. Poi la seconda parte è una descrizione profetica sul secolo XX e direi già anche sul XXI, cioè una descrizione cronologica degli avvenimenti che sarebbero accaduti nel nostro secolo. Ora, questa seconda parte finisce con il proclama del trionfo del suo cuore immacolato. Dice: infine il mio cuore immacolato trionferà. Ora, o io non capisco il portoghese che la Madonna parlava, o l'italiano, o infine vuol dire proprio infine. In altre parole, cronologicamente non c'è niente oltre il trionfo del cuore immacolato di Maria. Il cuore immacolato di Maria chiude la profezia di Fatima, aprendo l'era del trionfo del cuore immacolato di Maria, appunto, quello che San Luigi Maria Grignon da Montfort e tanti altri santi mariani hanno chiamato il regno di Maria. Poi c'è il terzo segreto, che torna ad essere una visione simbolica. La Madonna fa vedere ai tre pastorelli tre scene, quindi sono visioni simboliche, che però è come mettere una lente di ingrandimento su un aspetto, questo l'ha detto Suor Lucia, del secondo segreto. È la visione dell'angelo con la spada di fuoco nella mano sinistra che vuole punire il mondo, mentre grida penitenza, penitenza, penitenza. Poi c'è la seconda scena, che chiamiamola così, del vescovo vestito di bianco che attraversa una città distrutta, quindi il castigo è venuto, la Madonna non è riuscita a bloccarlo oltre un certo punto. Il Papa, perché poi questo vescovo di bianco evidentemente si riferiva al Papa, attorniato da cardinali, vescovi, sacerdoti, suore, religiosi e laici, vengono tutti uccisi. Poi la terza scena è questa visione dei due angeli che con innaffiatoi di cristallo raccolgono il sangue dei martiri, innaffiano la terra che rifiorisce. Quindi è lo stesso, chiamiamolo, lo stesso schema della seconda parte del segreto, ripeto, è una visione simbolica, Suor Lucia lo ha detto, su un aspetto del secondo segreto, che è quello sul comunismo. La Russia diffonderà i suoi errori nel mondo. Qui mi permetto velocissimamente: comunismo. Non dobbiamo vedere soltanto in questa parola quello che è stato il regime del cosiddetto socialismo reale. Già dagli anni 30 i marxisti più lungimiranti, Antonio Gramsci per esempio, hanno cominciato a teorizzare il post-comunismo, quello che oggi si chiama la rivoluzione culturale. Quindi tutto questo, compresa la rivoluzione culturale che oggi ci attanaglia, fa parte della crisi denunciata dalla Madonna. Si è stato tutto rivelato, questo lo ha detto Suor Lucia ufficialmente,
e non abbiamo motivo per non credere alle sue parole. Detto questo, è evidente che lei ha ricevuto rivelazioni sia nel ciclo di Fatima, cioè nelle sei apparizioni dal 13 maggio al 13 ottobre del 17, sia nelle apparizioni private che lei ha continuato ad avere fino praticamente alla sua morte. Per esempio, molto recentemente, parlo di un anno e mezzo fa, le suore carmelitane di Coimbra, lei era monaca, suora a Coimbra, hanno pubblicato un libro di memorie loro su Suor Lucia, raccontando cose su Suor Lucia che non si conoscevano e rivelando testi di Suor Lucia scritti, quindi pugno in lettera sue, su per esempio il castigo che incombe sull'umanità, un testo che non fa parte ufficialmente del segreto, però fa parte delle rivelazioni che Suor Lucia ha avuto. Quindi il segreto pubblico, ufficiale, è stato tutto rivelato. Se ci sono più dettagli nelle memorie, negli scritti privati di Suor Lucia, la pubblicazione di questo libro un anno e mezzo fa ce lo fa vedere. Il rapporto, lei è peruviano, di origini peruviane. Io sono nato in Perù, ho la doppia cittadinanza peruviana e spagnola, comunque le mie radici sì, sono latinoamericane. Che rapporto ha avuto con Fabio? Allora, io sono il presidente dell'Associazione Tradizione Famiglia Proprietà, fondata da un grandissimo apostolo della Madonna di Fatima, morto nel 1995, il professor Plinio Correa de Oliveira. E io l'ho conosciuto questa realtà cattolica quando avevo 17 anni. Da allora, cioè quando avevo l'ho conosciuta con 17 anni, da quando avevo 19 anni, io mi sono dedicato a tempo pieno. Quindi lei mi domanda che rapporto ho con Fatima, io dico io mi dedico a tempo pieno a questo apostolato.